Durante la scorsa missione di Sea-Watch 5 siamo intervenuti su un'imbarcazione che sotto coperta aveva 4 persone in stato di forte intossicazione dai fumi del motore, per cui le abbiamo prese a bordo, le abbiamo portate a bordo della nave. Purtroppo una di queste persone, Rahman, che aveva 19 anni, è morto a bordo della Sea-Watch 5. Le altre 3 sono rimaste in condizioni critiche, per cui abbiamo dovuto richiedere un'evacuazione medica d'urgenza. Dopo un po' siamo riusciti ad ottenere questa evacuazione medica d'urgenza alla Lampedusa, e poi il problema è che il porto di sbarco che c'era stato assegnato era il porto di Ravenna. Noi in quel momento ci trovavamo sostanzialmente verso Lampedusa, per cui avremmo dovuto circumnavigare l'Italia, entrare nell'Adriatico e raggiungere Ravenna. Avevamo a bordo la salma di Rahman, perché l'Italia non aveva autorizzato il trasbordo della salma sulla motovedetta che aveva effettuato il Medevac, per cui abbiamo dovuto richiedere più volte di poter sbarcare la salma. Noi purtroppo a bordo non abbiamo una cella frigorifera, per cui il cadavere l'avevamo dovuto mettere all'aperto e l'equipaggio doveva cambiare il ghiaccio che proteggeva il corpo ogni 4 ore, per cui era una situazione davvero assolutamente non rispettosa della dignità di questa persona, neanche da morta. E poi siamo riusciti ad ottenere il fatto che ci venisse assegnato Pozzallo come porto per sbarcare la salma di Rahman. E poi a quel punto nell'Adriatico c'era questa perturbazione, c'erano delle condizioni meteorologiche davvero impossibili da affrontare per la Sea-Watch 5 con a bordo quel numero di persone, per cui siamo riusciti ad ottenere Pozzallo come porto di sbarco. In realtà, dopo essere sbarcati, abbiamo ricevuto una detenzione di 20 giorni come applicazione del decreto Piantedosi, fermo che è stato successivamente sospeso dal Tribunale di Ragusa, che ha riconosciuto come il comportamento dell'equipaggio fosse stato corretto e non avesse violato il fermo. Intanto però 20 giorni siamo stati rimasti bloccati nel porto di Pozzallo. Quanti siete?